C'era una volta, in una terra lontana, una giovane di nome Cunegonda, conosciuta da tutti come Kinga. Era figlia di un re potente e crebbe nel lusso della corte ungherese. Ma Kinga non era come le altre principesse. Nei suoi occhi brillava una luce speciale, una luce che parlava di bontà e amore per il prossimo. A 16 anni, Kinga sposò il re di Polonia, un uomo di nome Boleslao. La tradizione narra che, durante la prima notte di nozze, Kinga rivelò al marito di essersi votata a Dio. Chiese di vivere insieme, sì, ma nella purezza e nella castità. Boleslao, colpito dalla fede e dalla devozione della sua sposa, accettò con il cuore pieno di ammirazione. Così vissero come fratello e sorella, uniti da un amore puro e spirituale. Passarono i giorni e gli anni e Kinga si dedicò con tutta se stessa ai poveri e ai malati del regno. Vestiva in abiti semplici, donando tutto ciò che possedeva a chi ne aveva bisogno. Ogni giorno era un'occasione per mostrare il suo grande cuore e la sua infinita misericordia. Quando Boleslao lasciò questa terra, Kinga rifiutò di prendere il trono. Non desiderava potere o ricchezza. Scelse invece la via dell'umiltà, ritirandosi in un convento che aveva fondato con amore e devozione. Quel luogo, Stari Sach, divenne il rifugio delle sue preghiere e delle sue opere di carità. Kinga costruì chiese e ospedali e aiutò i bisognosi in ogni modo possibile. La sua generosità non aveva confini. Pagò perfino il riscatto di prigionieri cristiani dalle mani dei turchi. Le sue mani erano sempre tese verso chi soffriva e il suo cuore era aperto a chiunque avesse bisogno di conforto. Anche quando le terre furono invase dai tartari, Kinga e le sue sorelle non cedettero alla paura. Si rifugiarono in un castello, pregando incessantemente. E miracolosamente, gli invasori si ritirarono senza causare danni, come se le preghiere di Kinga avessero tessuto un manto protettivo intorno a loro. Gli ultimi anni della vita di Kinga furono illuminati da miracoli e visioni divine. Si dice che un giorno vide apparire San Francesco, che le portò un messaggio di pace e speranza. La sua anima, già così vicina al cielo, si preparava a incontrare il suo Creatore. Quando Kinga lasciò questo mondo, il suo spirito rimase vivo nei cuori di chi l'aveva conosciuta e amata. La sua storia di fede, amore e sacrificio continuò a ispirare generazioni. Il popolo la ricordava con affetto, pregando e chiedendo la sua intercessione nei momenti di bisogno. Kinga, la principessa che divenne santa, rimase un faro di luce e speranza, un esempio di come l'amore puro e la devozione possano trasformare il mondo. E ancora oggi il suo nome risuona come un canto dolce e rassicurante, ricordando a tutti noi il potere della fede e della bontà. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.